apprezzare gli orientamenti forti, passionali del Presidente e dei componenti del direttivo, e questo non può che farmi molto piacere. Mi fa piacere che gli stessi componenti del direttivo, come adesso mi ha ricordato il consigliere Grossi, abbiano percepito che parte una squadra motivata, personale che ci tiene molto a far bene e che fino ad oggi ha dimostrato di dare un grosso contributo per il parco e per lo sviluppo del territorio. Quindi ho l'impressione che ci siano veramente le condizioni per una ripresa e un rilancio forte dell'attività del parco. Mi fa anche piacere che comunque il direttivo abbia preso atto che abbiamo molte progettualità in campo, che stiamo quindi portando avanti progetti importanti con finanziamenti importanti, che non viviamo soltanto dei finanziamenti del contributo regionale, ma siamo stati capaci di autofinanziarci e soprattutto di poter accedere agli importanti finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Quindi noi passiamo da dare un dato numerico, da un contributo di 600.000 euro all'anno, passiamo ad un bilancio che chiudiamo intorno ai 4 milioni e mezzo di euro all'anno. Quindi quella differenza tra il contributo e la cifra che rispetto alla quale chiudiamo è tutta progettualità e autofinanziamento. Quindi in questi ormai 3 anni di lavoro che riguardano la mia direzione, credo che questo sia un risultato importante. Non dobbiamo, sembrava precluso anche con i vincoli che abbiamo dal punto di vista paesaggistico con riferimento anche alle rinnovabili, perché le rinnovabili non si possono mettere dappertutto, l'eolico non si può mettere dappertutto, il fotovoltaico non si può mettere dappertutto, poi è un sito sensibile dal punto di vista storico, monumentale, e quindi abbiamo il parco, ha tirato fuori la carta, così rivelata vincente, della possibilità di approvvigionare quel punto di storia, il contagio, un punto così delicato, con l'energia prodotta da molto grosso. Questo è un progetto che stiamo portando avanti in collaborazione con la Regione, di cui andiamo particolarmente fieri e orgogliosi. Vorrei continuare a raccontarvi una serie di progettualità sulle quali il parco è impegnato. Chiudo, perché magari se preferisco rispondere alle domande, ricordando a tutti che dal 29 marzo, l'ultima domenica del mese di marzo, inizia la 4ª edizione del contenitore, che parco ormai da 4 annualità porta avanti sempre con maggiore convinzione, il contenitore Emozioni di Primavera, che quest'anno avrà anche una specificazione, Emozioni di Primavera in Riviera, per ricordare l'importanza, insomma, l'ancoraggio territoriale di questo progetto, che è un progetto di punta che anche con la Fondazione Alghero stiamo portando avanti, dove la primavera diventa il momento in cui la città e questo territorio si propone al resto dei potenziali visitatori in un mese di spalla, evidenziando le peculiarità delle aree protette, la valenza ambientale come elemento chiave dell'offerta anche turistica nel periodo primaverile. C'è una sintonia molto forte, mi fa piacere che ci sia il Presidente dell'Ordine della Fondazione, col quale abbiamo, come ricordava il Sindaco, già avviato delle importanti interlocuzioni che poi diventeranno proposte specifiche che il direttore farà direttivo, e speriamo di arrivare anche a quelle soluzioni moderne, chiamiamole così, che sono legate al biglietto unico sempre di più. Per esempio, per la primavera ci piacerebbe che la grotta, che è un attrattore riconosciuto importante, potesse entrare a far parte di un circuito che è il circuito dell'offerta del parco, che ha a che fare con il nostro sistema museale di Casa Gioiosa, ha a che fare con il compendio naturalistico di Prigionette e del geosito di Capocaccia. Certo, ci piacerebbe che a fianco alla grotta ci potesse essere anche il faro di
capo caccia rispetto al quale abbiamo avviato una difficilissima, un difficilissimo negoziato, dovremmo dire, con il Ministero della Difesa, perché quella struttura non venga lasciata tutto l'anno chiusa e abbandonata a se stessa, tra l'altro con il rischio anche di un degrado sempre più macroscopico. A noi questo non piace, l'abbiamo sottolineato, e stiamo chiedendo al Ministero della Difesa di poter inserire il faro in un'offerta di funzione naturalistica molto importante. Assieme tutte le energie che hanno e anche la parte dei finanziamenti per produrre delle attività che siano degli attrattori per il nostro territorio, non dico che ero tutto il territorio. Prego, tocca a voi. Grazie, innanzitutto a voi, a Lucio. Grazie. Andiamo. Lavoro poi a Mariano che ne ha sempre bisogno. Ne ha sempre bisogno, anche se lui è vecchio, come è uno dei più vecchi. Sì, è vero, Raimondo ha perfettamente ragione. Come Fondazione Alghero, insieme al Partito Conte, stiamo collaborando sin dal primo giorno in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero si è insediato. Diciamo che in questi tre mesi il nostro validissimo interlocutore è stato il dottor Mariano, ed eravamo in attesa, appunto, il sindaco non ha voluto svelare niente, il dottor Mariano si è un attimino qualche indicazione della data, perché volevamo aspettare appunto per presentare i progetti di sinergia con termine che spesso abusato, ma che in questo caso è giusto utilizzare, dei progetti che stiamo portando avanti, che non sono solamente progetti di manifestazioni, di azioni di promozione del territorio fatti insieme, ma come emozioni primavera in Righera, nel senso la fondazione nei primi anni, 2011-2012, inventò e promosse il target, il format primavera in Righera. Negli ultimi tre anni il parco format ha fatto emozioni di primavera nel parco. Quest'anno invece, proprio grazie a questa rete, a questa collaborazione, faremo emozioni di primavera, emozioni di primavera in Riviera. Dal 29 marzo arriveremo sino proprio all'estate, sino a giugno, facendo naturalmente la maggior parte degli eventi, delle azioni di promozione nel parco, però riservando degli spazi per far conoscere il parco d'Alghero, per in ogni caso far conoscere anche Alghero le sue ricchezze culturali, musei e quant'altro all'interno del percorso del parco. La grotta sarà uno degli esempi, in realtà c'è anche il parco archeologico di Palmavera, che era già nel circuito già negli anni scorsi, perché crediamo davvero che sia da fare un'offerta unica, che Fondazione e Parco devono davvero interagire, e non solo per questi eventi ma anche per tutta un'altra serie di azioni. Secondo il direttore è un'altra cosa, poi come Fondazione magari presenteremo bene, perché è un bellissimo progetto. La Fondazione, a proposito di progetti europei, è riuscita a ottenere un finanziamento per un progetto che si chiama Mer Games, progetto appunto per creare azioni di promozione del territorio attraverso l'uso dei giochi. Proprio ieri discutevamo con il direttore, faremo poi una riunione con il direttivo, i due direttivi, diciamo, fondazione e parco, proprio per vedere anche queste azioni, di vederle insieme, perché qua si tratta di studiare degli itinerari da trasformare poi in giochi, e appunto uno dei progetti sarà proprio condiviso interamente con il parco, quindi uno dei progetti sarà proprio fatto dal parco o con il parco, nel territorio del parco. Quindi sono molto contento, siamo molto contenti come fondazione di poter finalmente collaborare, poi anche Raimondo e Adriano si sono dichiarati disponibili, che sono già visti informalmente, Raimondo questa è la prima occasione ufficiale, ci siamo già visti subito dopo la loro elezione, e sono sicuro davvero che questo spirito si rafforzerà, perché come ha detto il sindaco, prima
dell'amministrazione, ma proprio un valore aggiunto che l'amministrazione può utilizzare e che danno in ogni caso la possibilità all'amministrazione